Hola, ciao Gassone, eccoci qua. Video notturno perché la ciccia oggi è arrivata sul tardi. Titolo che mi ha visto combattuto perché era Akan, è Akan, è il destino dei poveri di spirito, ma inizialmente avevo pensato Akan è il destino dei coglioni o Akan è il destino degli imbecilli, ma alla fine forse il termine più giusto è poveri di spirito. Innanzitutto, i poveri di spirito chi sono? Essenzialmente, secondo me, i poveri di spirito sono le persone che non trasmettono spirito, che in quello che fanno non ci mettono passione, che non vivono per mettere in pratica la loro passione, ma sono delle persone che si fanno trascinare e non hanno la capacità di capire e interpretare le emozioni correttamente. I poveri di spirito. Ebbene, io penso che il problema principale, al di là del fatto che probabilmente non è neanche particolarmente brillante a livello mentale, perché già solo per questo, per quello che lui ha più volte fatto, tra figure di M interne, sappiamo che Akan aveva garantito, queste sono le voci interne al Milan, aveva garantito ai propri compagni che sarebbe rimasto e poi è andato all'Inter per 500.000 euro in più, o per poco più comunque sia. Quando gli raccontava che il Milan lo adoravano, e poi in realtà non era, non, si sapeva benissimo che i tifosi se ne erano legati al dito. Quando continuava a parlare di Milan in maniera quasi sprezzante, sapendo che poi avrebbe raccolto tempesta, no? Quando lo stesso giorno in cui ha detto addio al Milan con un post, qualche minuto dopo, pubblica la foto di lui che dipinge Milano. Ebbene, penso che più che imbecillità o idiozia, che sicuramente probabilmente possono anche essere loro stesse una componente di certi atteggiamenti, io penso che in questo caso siamo di fronte alla povertà di spirito, cioè non capire le passioni delle persone, non riuscire a interpretarle e non averne di proprie, perché evidentemente se riesci a fare un post così a distanza di minuti, tu non hai una passione, non hai vissuto una passione, non sei una persona che ha emozioni di un certo tipo. Effettivamente voi fateci caso anche nelle espressioni che ha espresso in campo, sembra così, quasi sempre, cioè non trasmette grinta, non trasmette, ripeto, passione. È un giocatore forte, secondo me, è un buon giocatore, ma che non ha quel fuoco sacro, cioè che ha un'ibra. Perché oggi ne riparliamo? Perché ha rilasciato appunto un'intervista a TVB, una roba del genere, credo un media turco, nel quale ne ha detta di ogni, in sostanza. Ha detto che il derby è stato perso, nonostante il fatto che l'Inter sia molto più forte del Milan. E ok, anche questo è, nel senso sì, ah, vabbè, poi ha detto che Ibra non risponde perché lui che è Ibra che lo cerca, è Ibra che non sapeva cosa scrivere nel suo libro e parla di lui, che Ibra ha 40 anni e lui queste cose 40 anni non le farebbe, ok. Ha dato la colpa della sconfitta del derby a Inzaghi, che ci può anche stare, secondo me. Inzaghi ha fatto in quel caso dei cambi scellerati, ma tu, giocatore dell'Inter, se fai una critica così per mezzo stampa al tuo allenatore, dove pensi di andare? E quindi si è appestato una sequenza, mi verrebbe dire, di merde da campione, proprio da campione, perché riuscire a fare una sequenza di interventi fuori luogo. Ah, l'ultimo ha detto anche che quando era al Milan i tifosi non urlavano il suo nome, mentre adesso all'Inter sì. Io vorrei dire a Calhanoglu innanzitutto che è riuscito, che non è vero che i tifosi del Milan non hanno il suo nome, anzi, era il nome più urlato assoluto, in assoluto durante la festa Scudetto. Quindi è riuscito nell'impresa di far urlare i tifosi del Milan il suo nome, però quando non gioca più nel Milan, che dovrebbe far riflettere un po' Calhanoglu. E perché il destino dei poveri di spirito come titolo del video? Perché il destino del poveri di spirito è di essere poveri di spirito, cioè non imparano mai, si ripetono,
perché non hanno quella sensibilità emozionale nel percepire anche magari di aver pestato la merda, nel capire quando hanno detto troppo. Magari le arriva in faccia alla porta, ma non c'è, per loro è tutto uguale, non ci sono emozioni belle, emozioni brutte, è tutto un rimanere, come direbbe Prodi, fermo come un semaforo di fronte alla vita, cambi, diventi rosso, verde, blu, ma sei lì fermo, non trasmetti niente a nessuno se non il tuo colore, che di volta in volta cambia. Una volta sei milanista, una volta sei di una squadra, una volta sei dell'altra, e però rimani lì fermo, uguale a te stesso. Continui a sbagliare nelle uscite, ti becchi le legnate, perché se non avessi detto tutte quelle cazzate che ha detto, cioè no, di certo non sarebbe stato preso così di mira. Ciononostante, anziché cercare di sbatterti, non dico, ripeto, non dovrebbe, non sono quello che si aspettava un Ciononò che si lanciasse in parole di miele per il Milan, però basterebbe stare zitti, che gli costerebbe meno, cioè costa meno stare zitti che non prodigarsi in dichiarazioni, anche però ogni volta mostra il fianco, ogni volta viene bastonato, che è un po' anche il disegno di certi tifosi, diciamo, bauscioni, che erano soliti pompare questa o quell'altra squadra, e poi prima che un determinato evento fosse portato al termine, e poi puntualmente l'evento va nel senso opposto e bicchia, non è niente. Basso profilo, ma lui non imparerà mai. Sarà sempre uguale a se stesso. L'ignorante può migliorare magari, impara, studia, l'esperienza della vita lo fa crescere. Chiunque può apprendere, si può crescere, ma il povero di spirito, proprio perché ha una mancanza di base, rimarrà sempre povero di spirito. E quindi sempre uguale a se stesso, Çalhanoğlu. Non cambierà mai, anzi, vorrei dire proprio a Çalhanoğlu, dopo questa anche uscita che ha fatto nei confronti del suo allenatore, occhio, perché hanno preso, sembrerebbe, un bel giocatorino, Aslani. E verrebbe da dire, secondo me, Aslani può benissimo prendere il posto di Çalhanoğlu, quindi pestando M finirà anche, secondo me, di qui a non molto, anche ai margini dell'Inter. Ed è anche un peccato per lui perché secondo me è un buon giocatore, lo ripeto, però non ti trasmette niente. Ti trasmette una faccia lì con le orecchie. Anche quando cercava di fare, tra virgolette, il pagliaccio che ha fatto la mossa delle orecchie, se lo guardate è una mossa così. Era così. Cioè non trasmetteva neanche emozioni in quella mossa. Spirito non ne aveva, cioè ti sembrava uno così fermo, sembrava un manichino. Non era emozione, cioè guardate l'esultanza di Giroud, per esempio nel derby, con che cosa trasmette, e guardatevi un gol qualunque, c'è un gol, cosa trasmette. Proprio lui non trasmette niente. Questo è, neanche credo mi abbia, cioè è un povero di spirito, e povero di spirito rimarrà. Per concludere, con un bel detto che mi raccontava spesso mio padre, diceva, muore il bue e l'asinello, muore la pecora e l'agnello, muore la gente piena di guai, ma i rompicoglioni non muoiono mai. Ora, certo, non è questione di morte, ma dico, rimango sempre lì, ci sono sempre e sono pochi, poca cosa e più saranno lì, perché la storia non si interessa del niente, La storia anche del calcio. Io vi saluto, un abbraccio.